Psicoterapeuta dei sogni, a volte guarda, è veramente divertente. A voi che ti racconti che è appena uscito, guarda, è appena uscito uno che ha sognato di andare dal sarto per farsi confezionare a mano un vestito fatto di carta igienica. Sì, hai capito bene, di carta igienica. Il problema è che nei sogni la carta igienica è legata al sesso, più rotoli e più il desiderio è forte, mentre il sarto invece indica il bisogno di un equilibrio interiore. Praticamente questo qua è un maniaco nei sogni e una mammoletta nella vita. Vabbè, cara mia, che ti devo dire? Ah, a proposito, sai chi è l'ultimo di oggi? Il dottor Tassinari. Sì, lo conoscessi tu, Cristiano. Giornalista, provocatore, sognatore compulsivo. Guarda, per fortuna è un soggetto incredibilmente fantasioso. E devo dire di facile, che non guasta. Siccome di solito è puntuale, ti lascio e ci sentiamo questa sera. Saluta Fabio. Ciao, caro, un abbraccio. Segmonda. Avanti. Mi dona, questo abito, eh? Ah, la mia dottoressa preferita, la splendida dottoressa Anna Maria Sigmund e qualcos'altro, Visconti. Prego, i signori. Che ho solo la testa felice e già mi trova splendida. Chissà fine percorso. Vuole accomodarsi? Mi accomodo, sì. Oh, ma come sei vestito? Scusi, ma sta tornando o andando a una festa in maschera per caso? Ma devo dire che con queste mascherine di questi tempi ho pensato di vestirmi da Pulcinella. E poi questo abito ha a che fare naturalmente con il sogno che ha travagliato la mia notte. Molto bene, allora dottor Tassinari, vogliamo cominciare a raccontare le storie? Sì. Chiamarmi Cristiano? Sì, mi chiami Cristiano. Molto bene. Allora, adesso mi metto un po' a mio agio. Prego, si metta comodo. Allora, com'è andata la cena ieri sera? Prendo appunti. La cena? E cosa diavolo c'entra la cena adesso? La cena è un indizio fondamentale per la risoluzione e l'interpretazione dei sogni. Ma adesso la cena, così il vestito mi segna un po', ma direi che la cena è andata abbastanza bene. E ho mangiato bene, grazie. Ma com'era questa cena? Ma che cosa vuole sapere esattamente? Oh, mamma mia, ma devo tirarle fuori le parole di bocca oggi. Voglio sapere esattamente quali cibi hai ingollato come suo solito. Ingollato. Termine interessante, molto raffinato. Che linguaggio forbito questa dottoressa. Va a finire che abbiamo scoperto una purista della lingua italiana. Preferisce deglutito, ingullitato, scofanato? Direi comunque che la mia è stata una cena parca. Tipo? Oh, mi faccio avanzare, mumble, sì? Dunque, sì, affettati misti con tigella e gnocco fritto, cannelloni ripieni, e poi cosa c'era anche? Melanzane alla parmigiana rinforzate, poi c'era, stinco di maiale al forno, sì? Con patate lesse bollite, arrostite e fritte, poi mumble, non ho mica ancora finito, Macedonia di stagione, tirami su il tutto innaffiato da uno splendido frizzante lambrusco. Hai la faccia del bicarbonato? Cosa c'è da ridere? In effetti ho avuto bisogno del bicarbonato prima di andare a dormire. E mi sarei stupita del contrario. E meno male che era una cena parca. Ma sì, a me piace cucinare, mi piace degustare. Oh, ve lo dico sottovoce, a dire il vero, ho preso tutto nel negozio di gastronomia dietro l'angolo. Che le piace degustare si evince dallo strato di abito che la avvolge. Che cosa vuol dire? Che mi trova leggermente grasso? Affatto, solo leggermente in carne, ma non sono una dietista. Quella al secondo piano vicino all'oculista. Se vuole ci andiamo insieme dalla dietista. Mi spiace includerla, ma io non ne ho affatto bisogno. Cara la mia dottoressa Visconti, mi sa che lei non ha mica degli specchi a casa, eh? Peserà almeno
uno, due, forse 3 tonnellate. Stavamo parlando della sua cena e non degli specchi di casa mia. E sappia che l'ho sentita. Questa norma è regola, io peso solo 50 kg esatti. Sì, 50 kg per gamba però. Sfortunatissimo. Ah, guardi, dottoressa, non riesco proprio a immaginare lei come acciughina o come sottiletta, come quella che faceva Happy Days. Siamo qui per i suoi sogni, non per la sua vista, peraltro davvero pessima. Allora mi rimetto la mascherina. Ecco, bravo, se la rimetta. Allora, stavamo parlando della sua cena, ho preso appunti. Affettati vari contigene di uovo fritto, cannelloni di piene al forno, melanzane alla parmigiana con stinco di maiale al forno, patate lesse bollite al forno e fritte. Macedonia di stagione, zuppa inglese. No, tirami su. È più buona la zuppa inglese, mi piace di più. Ma devo prendere la pastiera, visto che sono napoletano. In tutto raffiato con dell'ottimo lambrusco. Ben detto, guardi, se fallisce tutta sta baracca qui, da psicanalista onirica dei sogni, può sempre andare a prendere le comande da cameriera. Che simpatico, vediamo il suo sogno. Allora, guardi, io ho preparato un foglietto. Aspetta, ho preparato un foglietto. Aspetta, eccolo qua. Sono pronta. Un foglietto. Dunque, mi sono segnato. Sì. Allora, sì. Io questa notte ho sognato di essere su una spiaggia alle Maldive. Ero sicuro? Sì, ero assolutamente. E da cosa l'ha capito, scusi, abbia pazienza? Beh, a parte che c'era il cartello dei 50 all'ora all'ingresso delle Maldive, c'era il cielo azzurrissimo, il mare cristallino, la spiaggia bianchissima, le palme, le noci di cocco, le palafitte su cui rilassarsi. Guardi che tutto questo, ben di Dio, lo trovo anche alle Seychelles, a Bora Bora, alle Mauritius, ai Caraibi, non lo so, a Miami, alle Hawaii, alle Galapagos. E all'Isola degli Estensi anche. Ferrate in geografia comunque. Però io sono sicuro che ero le Maldive. E da dove le viene tutta questa sicurezza? Perché io ho sempre sognato di andare alle Maldive. Capisco. Appurato che lei si trovava alle Maldive, in compagnia di qualcuno? No, ero solo. Andate alle Maldive da solo? Ma non lo so, mi sembra di sì, ma non ho sognato il viaggio. E come ci è arrivato alle Maldive, scusi, Ma credo con l'aereo, non penso di esserci arrivato a nuoto. Sarcastico, ragazzo, lei continui. E niente, praticamente eravamo in spiaggia. Sì. Come siete la spiaggia alle Maldive, no? Ma era pieno di donne maldiviane. No, maldiviane. Maldiviane. Sono tutte seminude. Certo, seminude. Ero da solo, tranne le donne smalbidiane. Se minuto, ovviamente erano bellissime. Ovviamente, certo. E sai cosa abbiamo fatto? No. Ci siamo messi in spiaggia a mezzanotte, perché là non c'è il coprifuoco, quindi si può stare fuori anche un po' di più. Questa è satira, E poi c'era il tizio che suona Battisti, Dieci ragazze per me possono bastare. E niente, c'era frutta esotica, ostriche, aragoste, fiori di champagne. Aragoste e fiumi di champagne, mica fagioli con le ponti che Barbera, Sono dottoressa. Sì. Mi lasci sognare almeno in grande. Oh, secondo me a lei piace vincere facile. Comunque, e niente, abbiamo mangiato e bevuto assai. Credo, tutto quel pezzo che io sarebbe stato un peccato e anche uno spreco non assaggiare almeno qualcosina. Abbiamo anche ballato assai. Ballare sulla sabbia, ballato anche lei. Cosa fa? Deve essere piasmo? No. Certo che ho ballato, dovevo pure mandare giù tutto quel ben di Dio. Immagino delicato questo suo che avrà fatto con le sue meravigliose maldiviane. Ha ancora del sarcasmo? Ma assolutamente si immagini, solo una cosa preferita, la sua stazza. Ma non sono mica una nave! Titanic, però allora mi volete far affondare. Il termine corpora sulla le piace di più. Va bene. Avanti, continui. Mi dica, ha ballato poi? Niente, abbiamo ballato, abbiamo bevuto, abbiamo mangiato, sono andato a casa felicissimo, Sì. Sono felicissimo, sono arrivato a casa in albergo e non c'era più niente, mi hanno rubato tutto, e mi hanno rubato l'infradito, la canottiera, le mutande, i boxer, lo shampoo. Quello non era così importante. E i vestiti, il passaporto, la valigia, le scarpe, l'hanno rubato tutto! Ma poverino! E poi all'improvviso ho trovato
Ho aperto il cassetto. Cosa c'è dentro il cassetto? Il vestito da Pulcinella! Che lei non te l'hai indossato, mamma. Praticamente era l'unica cosa che mi era rimasta. Mica potevo andare in giro in costume da bagno, eh! E poi? E poi sono scattato fuori dall'albergo, sì, per non farmi vedere, perché non avevo mica i soldi per pagare, me l'hanno rubato. E poi ho cominciato a fare l'autostop sull'autostrada alle Maldive, vestito da Pulcinella. E le assicuro che non è facile, vestito da Pulcinella, farsi caricare alle Maldive. Autostop in autostrada alle Maldive? Ma chi ne so io se c'è l'autostrada alle Maldive? Io capisco che fosse un sogno per cui tutto può essere, ma per logica, se lei ci pensa, non possono esserci le autostrade alle Maldive, sono isole! Ma anche la Sicilia è un'isola, le autostrade per quanto sgangherate ci sono! Il paragone non è pertinente! Ah, se lo dice lei! Certo che lo dico io! Vediamo un po', ricorda i suoi pensieri mentre era in spiaggia? Sì, me li ricordo, erano così. Non li ricorda? Ma si sente bene? Ma dalle spalle, alle braccia, alla bocca, ai fianchi, alla schiena. Oddio, si sente male? Le è venuta una paresi? Dottoressa, secondo lei mi spiace con le Maldiviane? Che cosa stavo pensando? Ma io non lo so, che lo dica lei. Ha una bella mucchiata! Ossessionato dal sesso! Ed è riuscito a soddisfare il suo desiderio? Che metto la mascherina, No, non sono riuscito a soddisfare il desiderio, è rimasto solo tale. Io, a dire il vero, la mucchiata l'avrei anche fatta. L'idea mi sconfiferava. Mi sentivo leggermente appesantito. Ma lo credo bene, che tutto quello che ha mangiato sullo stomaco chiedeva pietà. Un subliminale messaggio che ho chiaramente in corso per cercare di dargli una mano a trovare una soluzione per poter, diciamo, smaltire la montagna, il mare di calorie tracannate. Guarda, io ho capito più o meno il significato di questo sogno, sì, però non capisco perché sono andato in bianco. Ma vede, Cristiano, i sogni a volte sono la trasposizione dei nostri desideri più inconsci e delle nostre paure più recondite. Probabilmente lei teme di fare cieca. Cosa? Ma figuriamoci! A me Rocco Siffredi mi fa una pippa! Metaforicamente parlando. Non siamo qui per analizzare le sue prestazioni sessuali, Cristiano! Allora vogliamo continuare col sogno? Che succedeva? È chiaro questo sogno? Ma questo sogno mi è chiaro, ormai ho capito, l'interpretazione mi è abbastanza evidente, però non capisco cosa c'entra questo accidente di vestito da Pulcinella. Allora, io sono felice che sia chiaro questo sogno, questo... mi risponde la fatica delle spiegazioni. Riguardo al costume da Pulcinella, però, vorrei sapere, ha già chiesto spiegazione ai suoi numerosissimi fan di Facebook in quotidiana spasmodica attesa dei suoi interessantissimi sogni? Ho chiesto. E sai cosa mi ha detto la maggior parte della gente quando ho raccontato questo sogno? No. Mi hanno detto: non mangiare i peperoni alla sera, che sono pesanti. Ma se sono buonissimi, a me vanno giù con piacere, non mi danno nessun fastidio. Stiamo parlando di me. Autocentrato, autoreferenziato, autoconvinto, autodidatta, autoerotico e autostoppista. Mi darò le povere? Egocentrico, pirato e lussurioso. Chi è? Non è che... Ma non fa ridere! Ma lei è solo invidiosa! Per carità, semmai divertite, i suoi sogni paiono sempre molto pittoreschi. Pensi un po' a quella volta in cui mi ha raccontato di aver organizzato una grigliata di würstel alla Nutella, alla quale ha invitato vegani e diabetici, che insomma, voglio dire, l'indice di gusti decisamente discutibili, sia il fatto di cibi che il fatto di commerciali. Io sono come quelli della politica, sono bipartisan, tutti, Va bene, sarà anche bipartisan. Torniamo alle risposte dei suoi fan. Allora, adesso faccio un po' il Pulcinella con gli occhiali e leggo un pochino le risposte dei fan. Allora, elenco prima il nome dell'amico di Facebook. Bellissimo. E poi messo. Allora. Sì. Perché hai fatto i sogni? Ecco, scrive Vladimir 62 punto cremino. Oddio. I peperoni della sera sono pesanti, dovresti pensare piuttosto ad un'insalata con lo Sputnik. Banale ovvietà, perché ci sono anche insalatine che sono indigeste la sera. Mi scrive l'amico mario.dragoni@foreurope e dice: i peperoni alla sera creano pessima atmosfera. È un commento di un illuminato gastroenterologo, anche poeta della rima. Sera, atmosfera.
se vi fa ridere Dragoni, allora mettete questa. Roberto Min Speranza. Roberto Min, ma mi sembra l'avevo sentito, che dice: ma i peperoni sono gialli, rossi o arancioni? Questa è bella, dipende dalle regioni. Ah, capisco, va bene, dipende dalle regioni. C'è altro? Sì, allora, ho un amico, vabbè, questo è un famoso, sì. Marzullo 63, Marzullo, che scrive: sì. Il tuo sogno vuol dire che ti senti oppresso e la vita ti sta stretta. Guardi, con tutto il rispetto, secondo me ristretto, lì sotto ci sono solo i bottoni della sua camicia e la cintura di non posso neanche tirare su perché c'ho un microfono penzolone. vado avanti, ho ancora un paio di messaggi. Allora, sì, Papi trattino Arcore. Questo sogno vuol dire che ti piacciono le donne in carne. E le piacciono? A chi non piacciono i 10 piani di morbidezza? Ma quella era la reclama, la carta igienica! Ma lei i rotoloni ce li ha! E come si permette? Vado avanti al prossimo commento. Sì, vabbè. Sì, allora, l'ultimo messaggio piuttosto, sì? Di Mairo 74, che scrive: questo sogno vuol dire che non hai voglia di lavorare, che vuoi stare in vacanza tutta la vita e che vuoi anche il reddito di cittadinanza. Scusi, ma è mica vero. Ma non è vero, ah, io sono contento di fare il mio mestiere di giornalista, certo. Sono ben contento, in bolletta ma contento. Va bene, adesso vogliamo tornare ad un'analisi seria del suo sogno, per favore? Va bene. Parliamo di Pulcinella? Va bene, io non capisco, continuo a non capire perché io che sono emiliano, emigrato a Torino, mi sono ritrovato nel sogno vestito con una macchietta napoletana. Allora, partiamo da questo presupposto. Pulcinella è una maschera positiva. Incarna il personaggio che, cosciente dei problemi in cui si trova, riesce sempre ad uscirne. Mm. La stavo guardando i suoi appunti. Riesce sempre ad uscirne con un sorriso. Lei ha problemi per compassinare Cristiano? Sinceramente, di questi tempi chi è che non ha problemi? Però cerco di affrontarli, come diceva lei, con sorriso. È un sorriso decisamente accattivante. Comunque vedo che Pulcinella del sogno è proprio lei, caro Cristiano, che non soffre per essere andato in bianco con le bandiviane. E chi le ha detto che sono andato in bianco? Lei. Ma sì! Ma era un sogno! Io nel sogno feci, sono ricchissimo e mi chiamavo Peperonde Peperoni. E allora, mio caro Peperonde Peperoni, abbiamo terminato, abbiamo risolto tutto il suo sogno, però abbiamo finito. Bene, io, cara dottoressa, vorrei invitarla a cena, cara la mia bellezza! Dove, vedi? In un posto veramente chic, si chiama Da Gigi il Coglione! Ma come? A parte il nome che è conservato dalla precedente gestione, c'è uno chef nuovo di zecca e fanno specialità fantastiche: caviale, spaghetti alla crosta, granchi, di tutto, cucina sopraffina, però esclusivamente da asporto oppure all'aperto entro le 22. Guardi, lei non sa con che piacere io verrei a cena con lei. Però non è professionale, non si può fare, e poi sono vegetariano. Ma no, non so cosa si perde, io sono veramente carnivoro! Oh. Va bene, allora ne approfitto. Va bene, la saluto. La saluto con questo bacio a mano. La fame è atavica! Aiuto, aiuto! Allora, le volevo anche dire che per la prossima volta spero di avere nel sogno, e anche qui, mio figlio Santiago. Quel tipo meraviglioso! Voleva venire anche oggi, ma mi ha chiesto molte cose in cambio, mi ha ricattato. Secondo me le ha chiesto le figurine di Jellica! No, mi ha chiesto 1.000 euro in contanti. Oh, mamma mia! Sì. E allora, non lo so, e allora gli ho detto: ci rivediamo il 23 maggio al Teatro Sant'Anna di Torino, quando ci sarà anche il pubblico. Me lo segno! E allora io me ne vado prima che gli caschino i pantaloni! Grazie, e al prossimo sogno! Ma che belle che sono le Malvidie, Maldivia! Che belle che sono! Mamma mia, che fatica rimanere in petto bambino davanti a questo uomo con questo fasco, che ti mangiucchi anche la mano! Torniamo seri, allora. I sogni sono desideri, quindi i numeri da giocare. Vediamo. Isola 59, Festa 20, Pulcinella 75, e io me li segno per andare a giocare. Adesso aspettiamo il prossimo cliente.
Vediamo se arriva qualcuno o qualche telefonata. Pronto? Carissima Marta, amica mia. Oh sì, guarda, oggi è una giornata veramente incredibile, pazzesca. Tutti con sogni allucinanti. Uno che sogna di collezionare dentiere per mordere e sedere alle donne per strada. Dentiere grandi per sedere grandi, dentiere piccole per sedere piccole. Ma pensa a te, ma come si fa? Io invece che volevo rilassarmi un po', cara. No, purtroppo non ho tempo per fermarmi, perché guarda, devo dirti che in arrivo il prossimo paziente, che è il dottor Papurello, sì, un veterinario che ne avevo parlato, uno che ha la mania dei funghi, mangia sempre solo funghi in tutti i modi, cucinati in tutte le maniere, a colazione, pranzo, cena, con lo sputino di cioccolato, che roba, io non so come si faccia. Purtroppo è molto, moltissimo, anzi ampiamente preciso nell'arrivare, puntuale, ti devo salutare. Paci, manda presto, c'è un arrivo. Avanti! Oh, ah, carissimo! Dottoressa Silvonda! Dottor Papurello, oh, che piacere, buongiorno! Buongiorno a lei! La vedo sempre in ottima forma! Io le ho portato, guardi, sì? Le ho portato un presente, dei funghi virtuali, perché adesso non è ancora periodo. Abbia pazienza. Dottor Papurello, mi scusi, ma lei sta perdendo la sua verve comica. È la quarta volta che mi fa sempre la stessa battuta sulla mia forma. Su, via. I miei complimenti sono sinceri e soprattutto confermano la realtà dei fatti. Simpaticone, per l'oculista deve andare dal dottor Lungarista a quarto piano a visitare il suo appuntamento. Risultati garantiti. Si accomodi. Allora. Sono ironica, sì, lo so. Sì, lo so, lei è sempre molto, molto poco ironica. Però per l'ironia sua, lei deve suonare al pian terreno alla scuola di comicità Zeni Off Off. Non se la prenda. Che caratteraccio, che caratteraccio. Non siamo qui per analizzare il mio carattere, che è splendido. Pensi che i suoi sogni sono pronti per scrivere cosa abbiamo oggi? Oggi abbiamo un sogno stranissimo. Stranissimo. Ma perché gli altri erano normali? I miei sogni sono tutti particolari, dottoressa. L'umiltà è il suo difetto migliore, vero? No, l'umiltà è il mio pregio migliore. Io mi vado tantissimo di essere tanto umile. Piccolo sasso rovescia grande carro. Ma viaggiamo a sentenze oggi? Le sentenze le lasciamo ai giudici. Lasciamo ai giudici, va. A me piacciono più le battute. A proposito di giudici, sa com'è il corno per un giudice? Guarda questo. Avere le mani sudice. Bellissimo. Non l'ho capita, non sudice. Ma sì, la rima, dottoressa, la rima. Giudice, sudice. Le mie battute sono geniali. Sta bene, dottoressa, sta bene. Sì, scusi, ma le mie battute sono sempre così geniali. Mi perdono, adesso mi riprendo. Va bene, grazie, la sua battuta è generalmente fantastica. Grazie, grazie. Torniamo al suo sogno, la prendo. Allora, ero sull'arca. Di noi? Conosce un altro tipo di arca? Ma sì, quella perduta del film di Indiana Jones. Perché lei guarda il film di Indiana Jones? Certo, lo trova strano. Ma lo trovo stranissimo, perché lei mi sembra di un tipo intellettualoide da film quei mattoni bulgari di 5-6 ore con i sottotitoli in cecoslovacco. Potrei stupirla raccontandole con cosa mi delizio nel mio tempo libero. Ma non siamo qui per parlare di me, bensì per parlare di lei. Allora, era sull'arca e... Dunque, ero sull'arca, ero Noè. Noè. Vede? Imbarcava tutti gli animali. Stavo imbarcando tutti gli animali e controllavo che nessuna coppia facessero i furbi passando davanti agli altri. E quando io mi accorgevo di qualcosa che non andavo, mi alzavo e facevo no! Mentre era lì con gli animali. Sì, ho sentito, infatti volevo dirle che ho sentito un suono particolare, sì? Una canzoncina, qualcuno che cantava ci sono due coccodrilli e un orangutan, due piccoli serpenti e un aquilare. Ma la canta tutta? No, era solo per farle capire. No, ma prego, tanto siamo allo Zecchino d'Oro, si immagini. Ha qualcosa di contrario contro le canzoni del Zecchino d'Oro? Le canzoni dello Zecchino d'Oro sono bellissime! Assolutamente no! Per caso vuole accennarmi a qualcos'altro che le aggrada? Che so, 44 gatti, popò, filtro, camomillo? Prego, prego, se la sua uva non ce la fa.
Quindi lei mi sta dando anche dello stonato? Semplicemente sto dicendo che cantare è bene, sono un verbo e un avverbio che su di lei non calzano, sono della misura sbagliata. Ah, ha parlato la Maria Callas dei poveri. Altro che Maria Callas dei poveri, caro dottor Papurello, io sono una cantante, ho una bellissima voce, anzi la mia voce è meravigliosa. Sa cosa le dico? A proposito, la cura di canto è sempre via terreno vicino allo Zerigoth Office. Un giro mentre c'è. E le do anche un altro suggerimento. Vado a fare una visita prendendo appuntamento dal dottor Amplisuon Otorino del quarto piano. Guardi che visita anche con la tua. Quindi mi dà del soldo e pure dello stonato. No, se figuri, non mi permetterei mai, lei non è soldo, non è stonato, è solo un suggerimento. Chi stava cantando il motivetto sulla barca? Questo non so dirlo. Non lo sa, come non lo sa? Non so dirlo, non lo so proprio. Vediamo, forse gli animali? No, gli animali non erano, questo sono sicuro. Gli animali non erano, escluso lei. Sì, anche mia moglie. Ah, perché c'era sua moglie sull'arca? Certo, mia moglie c'è sempre con me. C'è nella vita reale, ci figura nei sogni. Ma che voglio dire, ma lei vuol dire che trascina quella povera donna alle 5 di mattina su impervi sentieri di montagna per andare a funghi da... Da quanti anni siete, scusate? Da 38 anni, poi non trascino proprio nessuno alle 5 del mattino, anche perché mia moglie non è mai venuta e non avevo mai voluto venire. Capisco, quindi... santa donna, ma che ricco. Ma la voce che ha sentito tornando, sì? A quella, era maschile o femminile? Questo non glielo so dire. Non lo sa. E da quale parte proveniva la voce? Dottoressa, non so dirlo. Non lo so. Poco. Ma la canzoncina faceva da sottofondo al sogno? Non so dirle neanche quello, dottoressa. Vuol dire sa dirmi almeno che ora fosse, per favore? Non posso dirle neanche quello perché non avevo l'orologio, avevo solo la clessidra da polso, sa quella. Clessidra da polso? Quella non è tanto precisa. Quindi. Certo, in effetti l'orologio non era stato ancora inventato, molto meno, anzi, molto male. Vado avanti col sogno, prego. Che problema c'era? Cosa dunque, il problema... Ha contato gli animali. Sì, cosa ero lì che stavo contando gli animali, sì? Anzi... mi sono accorto che mancavano i due liocorni. Capisco, mancavano i due liocorni. E poi che cosa c'è ancora? Dunque, problemi con l'arca? Sì, ho avuto grossissimi problemi con l'arca, è la terza volta che la rifacevo. La terza? Sì, perché la prima volta mi sono sbagliato e ho imbarcato una coppia di tarli. Mi hanno sforacchiato tutto lo scafo. La seconda volta pensavo di aver messo tutto a posto, invece anche stavolta mi sono sbagliato, ho imbarcato una coppia di picchi. Oh, mamma mia, signore, tutta picchi, ma povero uomo. Certo che il buon Dio le ha dato proprio un compito impervio, Ma i due liocorni? I due liocorni li ho cercati dappertutto, ma non li ho trovati. Cioè lei vuol dirmi che si è messo a cercare i due liocorni mezzo tutte quelle coppie di animali che aveva imbarcato sul Sono quasi impazzito, mi sono messo a cercare, non li ho trovati. Però prima mi sono fatto il giretto dei boschi. Prima che si allagasse tutto. Per trovare un po' di porcini e farmi una scorta, sai? Dopo si allaga tutto. E sua moglie nel frattempo? Ah, mia moglie stava già cucinando un bel tutto con i porcini. Ma moglie cucinava? E certo, lo stava quando con tuo reclama. Sì, ma i due liocorni? Ah, i due liocorni fortunatamente sono tornati dopo pranzo. Erano andati, ci pensi che erano andati a vedere un film di Harry Potter? No, ma voglio dire, sono rientrati dopo pranzo perché erano andati a vedere un film di Harry Potter. Certo. Ma che simpatici! Prima del minuto non al cinema. Vabbè, parliamo del risotto, era buono? Ah, eccellente come sempre. Ma sua moglie fa dappertutto di cipolla, se ne fa molto solo cipolla? No, ci mette solo la cipolla perché dice che con i porcini è la morte sua. Ho capito. E per rosolare la cipolla usa il vino bianco? Andrebbe il vino bianco, sinceramente. Però lei usa il vino rosso perché dice che mette più sapore. Sa, dottoressa? Sì, me lo segno. Che non ci sono solo i porcini, mettendo i funghi. Io ho 60 anni che vado a funghi, ne ho mangiate 55 qualità diverse e come vede sono vivo e vegeto, beh un po' così, malmesso, ma sono ancora vivo. Perché sa, io fungo da maestro per i miei amici, perché io col fungo non defungo! Che bella questa battuta! Allora, mi faccia ricapitolare, dunque, la stranezza nel sogno quale sarebbe a questo punto? Lei era noi, i liocorni sono rientrati, il pranzo è stato eccellente, che altro devo sapere? C'è qualcos'altro?
La voce che cantava, vero? La voce che cantava, sì, e non sapevo a che appartenesse. Glielo dico io, caro dottor Paporella, è chiara l'analisi, è chiarissima, era la voce di Dio quella Il creatore la stava avvisando di controllare che ci fossero tutti gli animali sull'arca prima di rovesciare sulla terra con le due gocce rinfrescanti. Due gocce rinfrescanti? E aggiungo anche questo, che sognare l'arca di Noè è positivo, poiché indica la salvezza, la possibilità di riuscire a superare tutte le difficoltà della vita, tutto quello che noi incontriamo giorno per giorno. E lei, dottor Paporello, è una persona davvero fortunata. Ah, e perché? E vieni, subito vieni. Perché? Perché fa dei bei sogni. Perché faccio dei sogni particolari? Acqua, ce ne sarà fin troppo dopo di acqua. Perché? Perché tu vado a funghi nei boschi? No, anche quello acqua, si immagini. Allora, nemmeno c'è sto pieno, quella era fortuna. No, quello ce l'ho sempre. E i due ricordi? E i due ricordi? Sono tornati da solo. Ah, ecco. Quindi mi aiuti Dio, lo aiutino lei. Lei si chiede perché Dio l'ha salvata. Sì. Io lo so che lei se lo si chiede. Se lo chiede. Appunto, ma perché me lo chiedo? Perché sono così fortunato? Del diluvio, non so se vi spiego, Dio l'ha messa su quell'arca perché non aveva intenzioni così cattive e minacciose. E poi con lei chi c'era? Quella santa donna di sua moglie. Per colpa di mia moglie, cioè, per fortuna che c'era anche mia moglie. Mia moglie c'è sempre, sì, certo. E però non capisce perché è fortunato ancora, no, è vero? Non mi ha ancora un aiutino, perché sono un po'. L'aiutino, c'entra mia moglie, mia moglie. Esattamente c'entra mia moglie. Ma certo. Perché devo dire che mia moglie è molto fortunata ad avermi come marito. Io sono sicura, ma guardi, sono ancora più convinta del contrario, che sia sua moglie a essere lei molto fortunata ad avere sua moglie accanto. Comunque, immagini questo, quella santa donna di sua moglie, che in una giornata così minacciosa, con un diluvio imminente, sprezzante del pericolo, che le prepara un risotto ai funghi porcini, ma dove la trova? Ma se la tenga stretta, strettissima, caro dottor Paporello. È il minimo. Dottoressa, lei come sempre è illuminante. Mi ha preso per un lampadario. Senta, visto che le è piaciuta la mia battuta a quello sul giudice, sai che io sono per le battute salate, è raccontato una barzellettina molto fine. Allora, c'è un tizio che chiede ad un prete, io avrei il desiderio di vivere per sempre, come posso fare? Il prete ci pensa un attimo e gli risponde, devi sposarti. E l'altro risponde, sposarmi? Ma se mi sposo vivrò per sempre? No, ma il desiderio ti scomparirà sicuramente. L'è piaciuta? Magica questa battuta, illuminante. Arrivederci, caro dottor Paporello. Mi riprendo il cesto, e la invito con mia moglie, da mia moglie, a mangiare un risotto eccellente. L'aspetto, vedrà che sarà veramente soddisfatto. Sarà un mio piacere. La saluto, arrivederci. Usciamo dal mondo dei sogni e torniamo alla realtà. I numeri per giocare. Arca con gli animali 64, Noè 5, funghi 43. E vi vado a giocare più tardi. Dai, adesso vediamo chi è in arrivo, se c'è qualcun altro. Siamo qua. Una telefonata. Pronto? Ah, sì, ciao Elena, cara. Sì, tutto bene. Sì. Guarda, non ho tempo, ti chiedo scusa. Oggi purtroppo comincio velocemente con un nuovo paziente e il mio tecnico informatico preferito, sì, Mirko Negri. Un ragazzo talentuoso e devo dire molto intelligente, solo un po' lento nel muoversi, nel parlare, un po' di stile bradipo. Avrebbe una carriera come addormentatore di sofferenti di insonnia. L'altro giorno, pensa, mi ha detto che fa sogni molto strani, ma non me ne ha parlato. Sì, chissà cosa sarà. E in arrivo, Ti saluto, caro, presto, ciao. Avanti! Oh, buongiorno carissimo Mirko, già la sua sfida, cara dottoressa. Buongiorno carissimo Mirko, come sta?
Diciamo bene. Perché se lo diciamo, su via, cosa succede ultimamente? Problemi? Sì, faccio sogni molto strani, dormo male, poi sono sempre gli stessi sogni. Tipo, che sogni fa? Avrete il sogno di essere uno di quei rider di Glovo. Rider? Sì, con signore Pizze. Ah, pizze? Sì, pizze e pezze a pazzi. Oh madonna, pizze come? Pizze, pezze a pazzi. Non saranno pizze, pazze a pezzi? Anche... Quindi lei un sogno piacevole per le pizze, intendo. Ah sì, per le pizze, sì. Ma? L'unico problema è che io le consegno con la Ferrari. Le consegna in Ferrari? Sì, questo è quanto meno strano. I sogni spesso noi trasferiamo i nostri desideri, i tuoi compiti, anche sugli oggetti, non solo sulle persone. Ti piace la Ferrari? No, è quello il problema. Non le piace la Ferrari? No. Beh, questa... E lei è la prima persona che io incontro in vita mia che mi dica che non mi piace la Ferrari. Io preferisco le mountain bike. Mountain. La bicicletta, va detto bene. La bicicletta. Bicicletta. Perché la parcheggio dappertutto? Sì, è comoda, la parcheggio dappertutto, mi infilo ovunque nel traffico. Capisco. E poi ci provi lei a guidare la Ferrari con lo zaino delle pizze. Scusi, abbia pazienza, ma lei è mai salito veramente su una Ferrari? No. E allora perché mi dice che è scomodo guidare con una cosa del genere? È bassa, allora, il fatto che è bassa. Salgo sulla Ferrari con lo zaino sulle spalle, mi trovo il volante nei denti e poi devo anche stare attento a non schiacciare tutte le pizze dietro. Ha ragione. Allora, torniamo al suo sogno. Lei nel suo sogno si vede allora come un driver, sì. Ma lei la realtà del sogno vorrebbe essere un rider. Sì, esatto. Capisco. E il sogno come continua? È particolare? Sì, è particolare, sì. Perché io appunto consegno queste pizze pezze a pazzi. Sì. E lavoro, anzi, essendo sono pizze filosofiche. Filosofiche? Sì, perché in pratica lavoro per la pizzeria O Filosofiz. Fa verso lo spugniz, immagino. E come sono queste pizze? A me sono buone. Buone. Anzi, se vuole gliene dico anche qualcuna. Certo, hanno dei nomi particolari? Perché Filosofiz. Sì, hanno tutti i nomi di filosofi. Ho capito. Di filosofi e ingredienti apposta. Sì, se vuole fate, ce l'ho. Mi sono fatto le pizzette. Sì, con le pizzette. Sì. Va bene, prenda le pizzette, ti faccio vedere, che mi racconti. Sì, sono femmine le pizzette. Ma certo, grazie per la puntualizzazione, Mirko mi ha puntualizzato che le pizzette sono. Lo sfaccio ovunque, se andai in giro lo fa per certo. Allora. Mi dica, io intanto scrivo. Sì, sì. È un po' di sorpresa, lei è Mirko. Oh, voglia. E poi... Certo. Sì. Allora, la prima è la... Pico della Mirandola. Che è tonda, sì. Con largo e pancetta emiliana. Prosegua. Poi c'è la Pitagora. La Pitagora? Sì, che è triangolare con cateti e ipotenusa di specche brie. Poi mi dica. Allora, la Parmenide. Parmenide. Via. Okay. Che è ovale con crude scaglie di parmigiano. Sì, molto buono, sì. Scaglie di parmigiano buone. E poi c'è altro? Quindi ho l'altro biglietto della consegna. Un pizzino. La pizzetta. Ah, non c'è la pizzetta, scusi. C'è l'altra pizzetta. Hai già la consegna. Cosa scrivo? Allora. Poi c'è anche l'Empedocle, sì, ma questa gli piace di più. Con olive e frutti di mare e peperoncino. Va bene. Piccante. Mi piace. Certo. La Platone? Sì. Bianca con olive greche. Quella mi piace. È una mia domanda. Sì. Poi c'è la Galileo. Sì. A forma di cannocchiale. Inevitabile. Sì. Cannocchiale, salame e gorgonzola. Ah, beh, questa non mi dispiacerebbe. Ma non mi dispiace. Un'altra pizzetta? Sì, ce la trovo in giro. Un'altra pizzetta. Sì, l'ultima. Mi dica. C'è la Freud. Freud. C'è scritto Freud. Ho capito, si vede Freud. Ah, ok. Scusi, abbia pazienza. C'è scritto Freud. E com'era Freud? È a forma di tette con burrata. Ma forma di tette con burrata? Che
Sì. Sì, i pizzaioli del suo sogno, però. Che voglio. Sai che potrebbero registrare un copyright? Me lo scrivo, secondo me sarebbe un'idea. Un po' pazzo, ma sul pezzo. Ma piace anche a me, vedi? Potrei registrare un copyright. Ce ne sono altre? Sì, abbiamo quelle pizze e quelle grosse, quelle per le coppie intere. Quelle belle. Prego, mi dica, andiamo avanti, mi dica. Sì, un po' un casino mettere uno zaino, e fargli il rotolo. Rotolo. Non ci stanno. Ci stanno. Mi dica. Allora, per le coppie abbiamo la Socrate Santippe, che è quadrata con brisaola, rucola e c'era anche un... per le coppie in cui la donna intende smussare gli angoli. Ho capito. Si vede che Socrate smussava gli angoli, sono stato geometra. Prego, Mirko, vada avanti, devi segnare qualcos'altro? Sì, ce ne abbiamo ancora. Ancora molte? No, ancora due. Va bene, meno male. Bene, l'Aristotele Filide. Sì, conosco, la pizza. Sì. E poi abbiamo che è rettangolare, ricci di mare, bufala e digitale. Ma la digitale fa morire? In piccole dosi no. In grandi dosi per quelle in cui la donna è vendicativa. L'ultima, la Abelardo Eloisa. Sì. È quella fatta a forma di... Cosa sta facendo, scusi? Ci sta cercando di farmi capire. A forma di... No, vuole mica dirmi che quella... Quella pizza a forma fallica completa! Conosci la storia di Abelardo Eloisa? Se la conosco. Perché lui poi fu... Zac! Certamente sì, che lo so! Sono un po' un'acquachetta. Però le acquachette nascondono dell'impetuosità in attesa a volte. Meglio non indagare oltre. Indaghiamo. Senta, non so cosa ho preso di appunti per tutte queste pizze. Allora, però continuiamo con questo spettacolare. Sì? La Ferrari? Sì. Mi parli di questa Ferrari? Cosa mi ha fatto? L'ho barattata per un monopattino. Comoda, sai, questo monopattino è ancora più comodo la bici, poi me lo rubano, me lo porto su in ascensore. Ho capito. E che cosa ha fatto? Consegne dove? Ho fatto tante consegne, poi quella più particolare era a casa di un suo collega. Uno psicoterapeuta? Sì, di coppia, uno psicoterapeuta di coppia. Un pseudo collega. Sì, c'era delle coppie, ogni volta che gli portavo una pizza c'era sempre una coppia diversa. Strane. Sì, allora, una volta c'era una coppia. Erano lui, lei e l'altro. E poi? Una coppia, però erano lui e lui. Cosa c'è di strano? Lui e lui? Niente. E un'altra coppia erano lei e lei. Di qua. E poi l'ultima, che era una coppia normale. Cioè, erano lui e lei. Però brutti una fame. Brutti. Ma mi faccia capire tutto questo, cioè. Che cosa mi serve? Cosa devo capire? Io ho un attimo di sbarrimento. Cosa trova di strano? Niente. Niente, era per dire. Aiuto! C'è altro per caso che devo sapere per il suo sogno? Sono ritornato di nuovo perché gli ho portato anche le birre. La pizza con la birra. Sì, anche. E ho ripreso anche i cartoni. Sono per la raccolta differenziata, vetro, cartone, sono ecologista. Per il riciclo intelligente, capito? Sì, che zelo! Questo mi fa pensare, Mirko, ma lei è soddisfatto della sua vita? Sa perché glielo chiedo? Perché il suo sogno è particolarmente complesso. Mirko, scusi la domanda un po' intima, ma lei è fidanzato? Allora si spiega tutto, la Ferrari, il monopattino, le pizze, la raccolta differenziata, anche l'ecologismo, ma certo. Guardi, le dico io che cosa deve fare. Lei ha bisogno di una fidanzata acculturata, che ami l'avventura e i viaggi, deve portarla assolutamente a mangiare la pizza e soprattutto deve essere un ecologista convinta come lei. Assolutamente. È bella, e dove la trovo una così? La fa facile. Basta che le alimenta un annuncio su Instagram, su Facebook, su Twitter, su tutte queste piattaforme sociali, con tutto il mondo che lei può incontrare, vuol dirmi che non incontrerà la sua mezza mena ecologista
È vero? Sono stata illuminante. È stata illuminante, un altro vero? Mi ha preso per un lampadario. Va bene, va bene. Ho terminato. Grazie, grazie, dottoressa. Mi porto via le pizze. Ma sì, ma le pizze i galeri. Le pizzette. Va bene, arrivederci. Ma prego, si figuri. Grazie mille. Ogni, quando ho bisogno per il computer, a disposizione. Assolutamente, d'accordo. Grazie ancora. Prego, si figuri. Buona giornata. Altrettanto. Mamma mia, anche questo, quanta pazienza ci vuole. Allora, i numeri da giocare: Ferrari 75, pizza 16, filosofi 79, raccolta differenziata 73, e vai che me li vado a giocare. Adesso mi bevo un po' d'acqua, che sono un attimo stanca, un po' di relax, un minuto di riposo, me lo merito. Vediamo che è il prossimo fuori di testa. Mamma mia. Ma la prossima è Federica Fulco. L'ho già vista, è una fuori come uno zerbino. Crede di essere una grande artista, una grande attrice di cinema e di teatro. Mamma mia. Acquistano tutti sul culo e poi è sempre veramente incazzata. Sarebbe pesante anche in assenza di gravità. Io mi devo un attimo rilassare. Oh, 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 Munda! È arrivata avanti! Dottoressa, buongiorno! Buongiorno, Federica! Buongiorno! Scusi, ma il paparazzo? Oh, sono costantemente inseguito ogni volta che esco di casa! Non ne posso proprio più! Leggermente megalomane! Sì? Ma ne ha detto per molto con questa sceneggiata? Ok, grazie, ci vediamo l'uscita! Fotopagate, fotopagate! Vedo che ne passava la rancerine, Federica! Oh, certo, va molto meglio, grazie! Lo vedo! Per ridere! La sua gaiezza, Federica, è sempre prorompente! Gaiezza! Ma io non sono mica gay! Ma niente, dico che lì è allegra! Like. Siamo solo all'inizio. Like. Meglio ridere che piangere. E certo! Molto meglio ridere che piangere! Allora che ridere, tutto bene? Ha dormito meglio con una valeriana? Sì, dalle 12 alle 17. Dalle 12 alle 17. Ma il tuo orario è anomalo! Certo! Perché se no poi dormo, eh? Ma pazienza, ma lei la valeriana la deve prendere la sera dopo cena prima di andare a dormire. Ma io la prendo a colazione con un boccaccino e il croissant anche buono. Oh, povera me. A parte che un buon sonno è fondamentale per ristorare il corpo e la mente. Ma mi faccia capire, mi scusi, ma lei di notte cosa fa? Di notte io sono super impegnatissima. Super impegnatissima. Non so se mi spiego. Siamo qua per analizzare le sue prestazioni sessuali notturne, mia cara. Ma quali prestazioni sessuali notturne? No, io di notte chatto su Instagram, Twitter, Facebook. I miei milioni di followers mi aspettano. Ne ho più di Chiara Ferragni, sa? Seriamente megalomane. E poi devo stare dietro a tutti i milioni, 10 milioni di fan. Non so se... sì, megalomane. E poi ho fior di banchieri che mi inondano di rose rosse ogni giorno. Tutti i giorni, sempre rosse naturalmente. Sì, sì, certo. E poi dei mega ricconi. Lei non immagina cosa mi dicono. Mi vogliono invitare sul loro panfili in crociera. Mica la madre l'ennesima potenza. E uno sceicco? Sì. Uno sceicco mi ha regalato questo diamante da 250 carati per una notte d'amore. Megalomane irrecuperabile. Ma lei, dottoressa, al mio posto cosa farebbe? Ma io sono qui per analizzare i suoi sogni, non per darle consigli, cara Federica. Per questo c'è la mia collega tutologa, dottoressa Treccanini, proprio lo studio accanto al mio. Un appuntamento. Ma benissimo, grazie. Vede che un consiglio me l'ha dato. Che ridere. Va bene. Allora veniamo al suo sogno. Cosa ricorda? Tutto. Io ricordo sempre tutto. Ho una memoria portentosa, sa? No, non ho dubbi, la conosco. Allora,
ero sul set di un importantissimo film nel quale io sono l'attrice protagonista, naturalmente. Sono una grande, per essere una che fa la comparsa nelle fiction TV, carina. E come ti dico comunque? Naturalmente. Sono truccata e vestita come Marilyn Monroe, che io adoro. Però, e devo girare quattro scene d'amore. Quattro scene d'amore. La prima è con quel figaccione di Paolo Conticini. Lei conosce Conticini, vero? Io lo amo! Però sì, lo conosco, abbiamo cenato insieme la scorsa settimana. Cosa? Oh, mamma mia! Ha cenato con lei e non con me? Ma questo è un assurdo! Per carità, stavo scherzando! Ah, meno male! Prosegua pure. Allora, Conticini ed io eravamo abbracciati. Quale mi sussurrava nelle orecchie che era onoratissimo di girare quella scena d'amore con me. Quando vedo arrivare Alessandro Preziosi. Lei conosce Preziosi, vero? Io lo amo! Sì, abbiamo cenato insieme la scorsa settimana. Le piace scherzare, dottoressa? No, abbiamo proprio cenato insieme, è un amico di famiglia. Mamma mia, mi fa venire un cardiopalma lei quando urla così. Tu se la prenda così su via per la prossima cena mi vedrò di mettere una buona parola. Sì. La prossima volta io non posso certamente mancare alla sua cena. Manifestazioni evidenti di monomegalomania acuta con retropensiero ampiamente tendente all'autoconvincimento. Dottoressa, sì? Ma parla da sola? Cosa dice che io non la sento? Quella che se la suona e se la canta. E nulla, stavo prendendo appunti, Federica. Boh, vabbè. Sì, dicevo. Sì. Che ero con Conticini. Conticini. Allora. Vedi arrivare Preziosi? Sì. Vedo arrivare Preziosi. Sì. E io perdo i sensi. Perdo i sensi. E così? Mentre Conticini mi tiene tra le braccia, Preziosi mi fa la respirazione bocca a bocca. Dottoressa! Ma ha capito! Sì, certo! E praticamente mentre lei era tra le braccia di uno, l'altro la stava risuscitando! Ma come? Sì, ho scritto! Preziosi mi bacia! E lei non fa una piega! E mi ha baciato lei, non me? Ah, certo, è lei invidiosa, eh! È invidiosa, sì! Invidiosa! Mi sei dico di sì, andiamo avanti con Sonia? Certo! Non sono invidiosa. Prego, vai avanti. Allora, io credo bene. Si è ripresa dal allora, quando mi sono ripresa, Preziosi mi prega, proprio mi prega di girare e continuare con lui quella scena. Nessuno le resiste. Nessuno le resiste. Infatti nei sogni tutto è possibile. Io non vedevo l'ora! Allora, giriamo quella scena d'amore. Quando? Eccola. Quando vedo arrivare Raul Bova. Lei conosce Bova, vero? Sì, ho avuto modo. Io lo amo! Ho avuto modo, sì. Sei bloccata? No, capisce che io lì mi sono di nuovo bloccata. Appunto, l'ho detto. E sono svenuta! Certo. E così, mentre Preziosi mi tiene tra le braccia, Raul Bova mi fa l'aspirazione bocca a bocca. Dottoressa! Sì! Ma ha capito! Ma sì, certo, vedi sopra! Questo ma come? Lui mi bacia e lei non fa neanche una piega! Ha baciato lei, non me! Invidiosa, Sì, lei è invidiosa! Invidiosa! Senta, se glielo confermo nuovamente, andiamo avanti col sogno? Vabbè, sì, certo! Sono invidiosa, prego! Allora! Sì, comunque! Si è ripresa? Aspetti, mentre mi sono ripresa, vedo arrivare da lontano, sa chi? Luca Ward! Mentre lei conosce Ward, vero? Io lo amo! Sì, e chi non lo conosce? Al mio segnale scatenate l'inferno! Il gladiatore con quel figaccione di Russell Crowe! Dottoressa, sì? Stavamo parlando di me! Oh, lei e persone come lei mi stanno proprio sul culo! Ma io cosa devo fare? Allora, parlavamo di Luca Ward. Sì. In quel momento si è bloccata, ha perso i sensi come al solito. Aspetti, io mi sono bloccata e ho perso i sensi. E così, mentre tra le braccia di Bova, mi tiene tra le braccia, Luca Ward mi fa la respirazione bocca a bocca. Ma certo.
Dottoressa? Sì. Ma ha capito? La cosa si ripete. Ma come? Luca Ward mi bacia e lei non fa neanche una piega. Ha baciato lei, no? Invidiosa, eh? Sì, sì, lei è invidiosa. Invidiosissima! Senta una cosa, Federica, quante scene d'amore ci sono da girare? 4. E allora le scene d'amore sono finite? Le scene sì, ma il sogno no. Oh mio Dio, aiuto! Like. Va bene, like. Che cosa è successo? Like, like. Capisce che io sì. Mi sono bloccata. Ah, ed è svenuta. No, ma lì non ho perso i sensi. Non è svenuta. No. Perché con la coda dell'occhio sì. Ho visto arrivare da lontano quel figaccione di Francesco Gappare. Perché era lì che doveva cantare la colonna sonora delle scene d'amore. Lei conosce Gappare, vero? Io lo amo! Certo che lo conosco! Voce graffiante, sguardo conturbante, sorriso accattivante. Ma c'è anche lui? Magari! Magari! Il fatto che quando io l'ho visto sì. Mi sono innamorata! Sì, sei innamorata solo di Gabbani? Sì, gli altri li amo già da tempo. Gli altri li amo già da tempo. Che l'amore mi fa uno strano effetto, perché piange? Perché era tutto soltanto un sogno! Su, amica, non faccia così, finendo di fare l'analisi. Che delusione, quando mi sono svegliata e ho capito che era tutto solamente un sogno! Dottoressa! Sì? Ma che vorrà dire? Adesso lo so. Prima di tutto, che lei è una buon gustaia. Allora, ha sognato 5 uomini, 5, dal fascino evidente. Il personaggio famoso, amato e ricercato e desiderato dalle masse, incarna il bisogno del sognatore di proiettare su di esso tutto ciò che è la qualità che vorrebbe avere per sé. E lei fa così. Lei si riconosce nella grande, meravigliosa Marilyn, dal fascino irresistibile e indiscutibile, ma dalla vita sentimentale molto tormentata e complessa e anche solitaria. E lei desidera essere attorniata da uomini che vengano universalmente riconosciuti come sex symbol, perché naturalmente tutto ciò serve a, diciamo, confermare le sue doti di donna sensuale, perché nella vita lei si sente trasparente e non batte chiodo. Cosa? Ma cosa sta dicendo? Ma lei è pazza! Ma io la denuncio per diffamazione, io la porto in tribunale, io la sbatto in galera! È evidente che lei è invisibile, è lei che si sente invidiosa della sottoscritta, è palesemente invidiosa di me. Ma dottoressa, ma si guardi allo specchio, psicoterapeuta degli estivali, le donne come lei mi stanno proprio sul culo! Lo sa cosa le dico? Sì. La saluto! E certo, saluto anche la mia Marcella con lei, ma io trasparente, ma per piacere, ma se sono in carne, ma chi se ne frega? I numeri da giocare, questo mi interessa. Personaggi famosi, 4. Svenimento, 36. Baci, 25. E vai, altri sogni da fare, altri bellissimi numeri da giocare. Allora, mi riposo un attimo. Chissà se mi chiama qualcuno. Mi chiama qualcuno. Pronto? Oh, mi viene carissima, sì. No, guarda, sono distrutta. Andata via una pazza, me ne ha dette di tutti i colori. Un'altra come questa, io scoppio, mamma mia. Questa ride sempre, è una cosa allucinante, guarda. No, molto meglio chi arriva dopo. Sì, te ne ho parlato, Francesco Lemi, te lo ricordi? L'archeologo della memoria portentosa. Pensa che ricorda tutte le partite giocate, dalla Serie A, la Serie B, la Serie C, anche le sottoserie. Ricorda tutti i nomi dei calciatori di tutte le squadre e anche i risultati di tutte le partite degli ultimi 50 anni. Ma ti rendi conto? Ma mille volte meglio di tuo marito. Questo è un mostro, tuo marito è un principiante. Comunque, guarda, ci sentiamo stasera e ti racconto com'è andata. Ciao, bacioni, Mimi, ciao. Chissà se arriva. Eccolo! Avanti! Buongiorno, capo! Attenzione, dottor Levi! Buongiorno! Buongiorno a lei, dottor Levi, si accomodi! Grazie, sono già accomodato! Curioso questo suo chiamato!
chiamarmi capo, come mai? Curioso. È curioso, è dal latino caput. Latino caput, capisco. Roma è definita caput mundi perché eccelle tra tutte le città del mondo, come lei. E si ricollega alla grande estensione raggiunta dall'impero romano. E lei, in un certo senso, si avvicina all'impero romano, è una sorta di caput somma, l'eccellenza nel campo dei sogni. Ecco perché la chiamo capo. La ringrazio per la sua stima, questa cosa mi piace proprio. È ben riposta, sì, lo so. Come va con la Valeriana? Ah, guardi, perfettamente. Ah, dormo benissimo. E i sogni, eh? Cos'è questo? I capelli? Non saprei. Fammi i sogni, ne sono felice. Dormo benissimo. Si sente. D'altronde la valeriana, proprietà calmante, ed è perfetta per chi soffre di insonnia, naturalmente. Tutti i miei pazienti uguali si trovano bene. Tutti i pazienti miei si trovano quasi bene. Sì. Dicevo che dove erano rimasti? La valeriana. Sì, ecco, devo dire, quei bruttissimi sogni con gli zombie che ballano thriller, non li faccio più! Bellissimo, finalmente! Guardi, davvero, una cosa incredibile. E che ora c'è dentro del suo ultimo sogno, come sarebbe? Vediamo se indovina. Le do un aiutino. Le mummie dei faraoni. Ah, le mummie dei faraoni, ma che carino, dalle zombie alle mummie. Dagli zombie alle mummie, ma esattamente. Ma sì, un salto di qualità, devo dire. Mummie dite volte nelle bende? Vabbè, adesso bende, non erano proprio bende. No, erano diciamo, volte nelle teli di lino, va meglio. Bravissima, molto meglio. No. E teli di lino perfettamente conservate grazie all'utilizzo di oli balsamici. E ora scommetto, sì. Lei è una donna di cultura, sì. Non può non desiderare ardentemente, con tutto il cuore, di conoscere fin nel minimo dettaglio il lunghissimo procedimento di conservazione delle bende egizie. Dica di sì! Sì, perfetto. Sicuramente lei avrà modo più in là di raccontarmi di questo procedimento interessantissimo, ma adesso è meglio che ci concentriamo sul sogno che ha fatto. Vabbè, faremo una lezione a parte. Va diciamo, bene, d'accordo. E senta un po', mi racconti, cosa fanno queste mummie? Cosa possono fare delle mummie? Giocano a calcio. Partite di calcio? Partite in piena regola, assolutamente. Scusi, dove si svolgono queste partite? Guardi, chiude gli occhi. Lei si deve immaginare un grandissimo stadio, che però ovviamente uno stadio non è, chiaro, non c'è uno stadio. Se non era uno stadio, scusi, che cos'era? Che domande. Era il sito archeologico di Mostaghetta, nell'Alto Egitto. Certo, lungo la parte nord del Valle del Nilo. E chi lo conosce? Non lo conosce il sito archeologico di Mostaghetta? Tutti lo conoscono, è un luogo interessantissimo. D'altronde le necropoli sono sempre luoghi interessanti. Sì, archeologicamente parlando sicuramente. Ma anche calcisticamente. Sì, ma vi racconti di queste squadre, perché non squadre, non parli. Sono simpatiche. Non la facevo così simpatica. Posso ricordare che ci vuole sorprendere anche assolutamente. Io. Le squadre. Le squadre sono la parte più bella del sogno. Immagino. Sì. Allora abbiamo la squadra tolemaica, Tolemaica. E la squadra ramsesica, famosissima in tutto l'Egitto e anche oltre. Famosissima, e chi non conosce la squadra tolemaica, la squadra ramsesica? Va bene. Ma solo lei, penso, perché sono due tra le più importanti e famose millenarie dinastie di faraoni calciatori. Dinastie di faraoni calciatori? Dinastie di faraoni calciatori, certo. Ma mi aiuto. Giocavano a calcio e sono calciatori. E per i precursori di punti. Certo, assolutamente. Anche perché all'epoca, consideri questo, non avendo ancora inventato i palloni. Ha un pallone stupido. Si era lasciato pure mezz'ora. Dicevo, non avendo ancora inventato i palloni, sì. Con cosa potevano giocare, secondo lei? Con le pieghe. Bravissima, ecco. Alla faccia. Con le pietre. Infortuni a tutto, più infortuni che a gol, praticamente. Ebbene, immagino, mi subiete il contrario. Più infortuni che gol. Allora, se mi dice il nome ne vado. Allora, va bene dire di no al procedimento lunghissimo, minuziosissimo delle vende, cioè, però le formazioni delle squadre me le devo fare. Assolutamente sì, che sono pronta a studiare. Allora, partiamo dalla squadra tolomerica. Allora,
in porta Tolomeo primo. Certo. Poi abbiamo Tolomeo secondo, Tolomeo terzo, Tolomeo quarto, Tolomeo quinto, Tolomeo sesto, Tolomeo... Non sto scrivendo, Tolomeo settimo. Se li dimentica. No, lo sto scrivendo. Tolomeo settimo, Tolomeo ottavo, Tolomeo nono, Tolomeo decimo e sorpresa delle sorprese? Uno che lo schiamava Tolomeo. Tolomeo undicesimo, ovviamente. Ah, in panchina ragazzi, che sogno! Cleopatra e Berenice. Volevo dire le due regine. Le due regine, che ovviamente non giocavano, ma facevano il tifo, ma adesso. Noi immagino, capisco. Veramente, ma mi adeguo. Ecco. Mi sanno tutti quei nomi uguali, che caos quando giocavano. No, ovviamente no, dicevano, non so, le faccio passa secondo, tira ottavo, cross undicesimo e via dicendo, perché certo, ripetevano sempre il nome. Divertente! E l'altra squadra? Ah, l'altra squadra è un capolavoro. Mi dica. Ramses 16. Secondo me cominciavano così, Ramses primo, Ramses secondo, Ramses terzo, Ramses allora, quarto. Cioè, allora, lei non studia. Allora, i ramsesici, a differenza dei tolomeici, partono dal terzo, quindi terzo, quarto, quinto, sesto. E i primi due? Gli stranieri. Ah, c'erano quindi assolutamente. Sipta e Tausert, calabresi. Esatto. Arrivati dalla Calabria, dalla Calabria, esatto. Che erano, attenzione, i nonni, dei 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 nonni. Dei bronzi. Bravi, vedi che studio in Italia. Oh, perfetto. Ok, molto ma bene. In panchina? Ah sì, in panchina c'erano, se lo segni perché un nome è molto lungo. Meno serio. Amen. Amen come in chiesa e messe dove si dice amen. E senti. Senti, le altre due parole. Volevo dire. No, pare fossero. No! Così dice la storia. Così dice la storia. Faraoni gay! No. Pare fossero le amanti dei faraoni. Di tutta la squadra! Oh mio Dio, ma cosa sogna lei? Capisco, ma cosa mi tocca sentire? E l'arbitro? L'arbitro è il meglio di tutti, era la star in assoluto. Le telecamere sempre su di lui erano. Chi poteva, secondo lei chi poteva essere? Non lo so. Tu? No, io no. No, lei no, ovviamente. Tu, Tan... Tutankhamon! Tutankhamon, esattamente. Tutankhamon o Tutankhamon? Tutankhamon. Certo che se penso alle telecronache di quei tempi... Guardi, dovevano essere delle cose fantastiche. Ma io cerco di immaginarmela, sì, perché vediamo. Io non so nessun sogno, però con tutti quei nomi uguali... Parte Ramses terzo, sì. Arriva Ramses quarto, gli fa lo stambetto Tolomeo ottavo, arriva Tolomeo quinto, cross di Ramses dodicesimo, no, non c'era, mi scuso, no. Di Ramses decimo, e poi un colpo in porta Tolomeo primo. No, cosa dice? Tolomeo primo era il portiere, sta in porta, non gioca. Cross di Tolomeo settimo, colpo di testa di Tolomeo nono, che si sfracella al cranio completamente, tutto il sangue sulla sabbia, ma gol! Campioni d'Egitto! Campioni d'Egitto! 1-0, 1-0 per i tolomeici, è la partita. Di fare l'archeologo e andare a cercare reperti di robaccia antica e tutta quella polvere, perché non fa anche lei un pensierino sul fare le cronache delle partite di calcio? La vedrei bene come telecronista. Sai che non ci ho mai pensato, terrò in considerazione il suo bravo, pensiero. Bravo, ci pensi. Assolutamente, sì, ha ragione. Sì. Beh, io ho sempre ragione. Ma la partita com'è finita poi? Ah già, 1-0 per il Norvegia, con quel gol, purtroppo è morto il marcatore del partito. Tanto sarebbe molto male. Dicevo, sarebbe mica arrivato vivo no, oggi. Comunque 1-0, però i round 16 sono consolati, perché hanno vinto per infortuni 5-4. Ah, ecco, i più carini. Tutte caviglie, veramente, letteralmente a... ma non si dicono queste cose, dottor Lemmy. Comunque, sono andati anche i supplementari? Certo, assolutamente. Alcune partite terminavano i supplementari. Sai da cosa me ne accorgo? Da che cosa? Dal fatto che ci sono delle mattine in cui mi alzo alle 11, arrivo tardi al lavoro, riscatto più volte il licenziamento. Però d'altronde se le partite arrivano i supplementari. Anche se mi chiedo se
mi sembra strano. Che conoscessero già i supplementari, ma i suoi sogni sono sempre molto facili. Comunque, supplementari o no che siano, erano veramente bravi, veramente bravi, tutti bendati, mezzi orbi. Lei si immagina sabbia che a volte le partite venivano sospese perché non si vedeva nulla, tutta questa sabbia sollevata. Ho capito, possiamo andare all'interpretazione del suo sogno, oh, penso sufficiente. Adesso, ecco, mi dica, sono tutto orecchi. Vediamo il significato del suo sogno. Allora, sognare mummie significa sentirsi intrappolati in una situazione che non ci è congeniale, sì, sgradevole, ma poiché le sue mummie non sono statiche, anzi sono belle voglia di nuovo di movimento, il significato è positivo, indica un cambiamento, sì, che potrebbe essere soprattutto nel campo sentimentale, oh, ma anche in quello lavorativo. Devo dire che potrebbe esserci il ritorno dal passato di una persona per lei molto importante. Oh, il fatto che le sue mummie giochino a pallone, o meglio a pietre, sì, naturalmente, è da riferirsi alla sua passione per il calcio, naturalmente, che indica una sana competizione da parte sua. Le pietre invece indicano che vuole proprio sbarazzarsi degli avversari, anche nel modo più cruento, voglio dire, li ammazza. Dunque lei ha davanti a sé un periodo in cui sarà competitivo per affermare il suo valore nel lavoro, ma anche nel campo sentimentale, e questo a qualunque costo. Dottoressa, lei è il mio tesoro. Ah, oh, grazie, dottoressa. Ma lei è veramente, come dire, illuminante. Un altro che mi ha preso per un lampadario. Grazie, dottor Lemmy, grazie. Mi tolgo solo una curiosità, mi scusi, ma perché mi sono scritta una cosa che non mi è chiara. Cosa? Le sue mummie come hanno risolto poi il problema dei tè di vino? Ma perché non le ho detto che le hanno srotolato? Eh no, questo era un indizio fondamentale, lei non me l'ha proprio detto. Dimentico sempre qualcosa, devo portare dei bigliettini. Sì, anche lei ti sì. Scusi, sì. Altrimenti, anche lei, come avrebbero potuto giocare con tutte le gambe bendate? Avrebbero dovuto saltare come canguri. Ovviamente. Guardi. Sì. E i canguri nell'antico Egitto non c'erano. Lo so. Arrivederci, dottor Lemmy. Un altro fuori di testa. Va bene, numeri da giocare. Vediamo. Mummie, mummie. 49. Partita 33. Pietre 40. E vai, anche questi numeri buoni da giocare. Adesso mi faccio un piccolo relax e mi mangio un biscottino, visto che è la mia pausa del pranzo. E dai, non lo faccio più, non lo dico più e non lo penso neanche più. Promesso. Promesse inutili, tanto non le mantieni mai. Questa volta le mantengo. Ma figurati, no, non basta, di te non posso proprio fidarmi. Ma poi scusa, cos'è che ho fatto così tanto di male? Tutto. E adesso lasciami andare, ti voglio parlare alla dottoressa. Vengo con te. No, no, e poi no. Sì, sì, e poi sì. No. Buongiorno, dottoressa. E non avete neanche suonato, che buffo. Avanti, prego. Buongiorno. Stai fuori, ti ho detto. Voglio parlare prima, io ero solo con la dottoressa. Siamo insieme e ne parliamo insieme. No, ma io non voglio. Dica, siamo in ballo. Balliamo, no? Io con te non ballo, piuttosto ballo da sola. No, tu adesso balli con me e smetti di fare la bambina. Io non sono una bambina e tu sei un bruto. Un bruto? E Giulia, dai, basta, finiscila. Tu mi prendi in giro. Vabbè, se per questo dar coppia anche tu mi prendi in giro. Sì, ma per te è diverso. E perché lo sarebbe, scusami? Perché i tuoi sogni sono più lucidi dei miei. Ma i tuoi sono per camminoti. E scusate, ci sarei anche io. Ci scusi, dottoressa. Prego, io sarei in pausa pranzo, però capisco che voi forse avete dei problemi. Allora, diciamo che parliamo di sogni, accomodatevi, adesso è già accomodato. Grazie. E io dove mi siedo? In braccio a me. Ma figurati, piuttosto sto in piedi. Giulia, guardi che io ho ancora tre sedie, ma sul divanetto, lei ci sta benissimo vicino al suo fidanzato. Dottoressa, ma lei si può sedere tranquillamente in braccio a me, non è un certo. Sì, smettila. Allora sei in piedi. Noto che la cavalleria sta passando in cavalleria, vedo. Ma lui fa sempre così. Mi piace questa cosa. Ma è grezza, un fiore o un gesto affettuoso. Ma cosa stai dicendo? La vuoi finire di lamentarti, che ti lamenti sempre. Qui, dottoressa, quello che si deve lamentare sono io. E certo, tu. Sì, esattamente io, proprio io. Io non ce la posso più. Fermatevi e andiamo per gradi, su, per favore. Ho ragione, lo so che ho ragione. Assolutamente, dottoressa. Vi scuso, non preoccupatevi. Parlatemi dei problemi. Le spiego. Sì. La mia fidanzata è timida. Sì. È molto timida. Sono timida, e allora? No, tu sei timida patologica. Le faccio un esempio, dottoressa. Se Giulia si deve scusare per qualcosa... Sì.
Si scusa anche per essersi scusata. È che io sono molto educata, al contrario di te. Sei educata, sei paranoica. Le faccio un altro esempio, dottoressa. Sì. Quando dobbiamo andare a dormire, Giulia si sveste direttamente sotto le coperte. Ma smettila, no? Sì. Beh, lei usa sempre la scusa che ha freddo, che ha freddo, che ha freddo. Le dico solo che è talmente timida che quando andiamo a dormire, quando lei si tiene direttamente già il pigiama sotto il maglione e i pantaloni, in modo che la sera è già pronta. È mattina, non deve dormire. Sì, no, non è che patisco tanto il freddo. Patisce il freddo, glielo dimostro. Sì? Si mette 3 magliette, canottiere, non le canottiere, le magliette e mezza manica di lana sotto il pigiama, già pronta. Patisco il freddo. Patisce il freddo, infatti cerca solo ed esclusivamente i collanti, quelli riscaldanti, che si mette ovviamente sotto il pantalone del certo, pigiama. Certo. Ma lo vuoi capire o no che patisco il freddo? E tu lo vuoi capire che vorrei essere io a riscaldare. Solo che con tutto quello che è addosso, nel frattempo che ti spoglio, non che se riuscissi a farlo, mi sono già addormentato. E spero, voglio sperare che l'estate vada meglio. Io patisco il freddo anche in estate. Anche perché andiamo in vacanza in montagna. Ovvio, certo. E perché andiamo in vacanza in montagna? Perché al mare non ci vuoi andare. Forse ne immagino la ragione. Giulia è talmente timida che non si metterebbe mai in costume. Capisco. Ma quello che non capisco ancora è perché voi siete qui. Arrivo al dunque, dottoressa. Giulia parla nel sonno. La paziente parla nel sonno. È lui che lo dice. Io non me ne sono mai accorta. Beh, mi pare ovvio. Lei parla nel sonno profondo, scusi Giulia, nel quale vengono tutti i nostri desideri più reconditi, più intimi, è ovvio, no? Ha toccato proprio il punto. Certo. Difatti, dottoressa, il problema non è che Giulia parla nel sonno, ci mancherebbe. Sì. È quello che dice, ma soprattutto che fa mentre dorme. Non creda, ha una sola parola. Ma io voglio un esempio. Ti conviene dire così. È furbetta, dottoressa, furbetta. Giulia sogna sempre di ballare la lap dance nuda. Ma se io non so ballare nemmeno il ballo del qua qua. Ma Giulia, ma noi nei sogni possiamo tutto. Vedi, e non basta, dottoressa. È sonnambula. Cosa fa? Si alza dal letto, si spoglia, finalmente posso vedere la mia fidanzata nuda. Credo. Inizia a ballare la lap dance, sì. Fa sospiri, si muove. Dottoressa, non gli creda, io non farei mai una cosa simile. Ah no? Ho le prove. Cosa? Sì, ti ho fatto il video per una questione clinica e medica, dottoressa, ci mancherebbe. Oh, che nervoso! Tu te la cercato subito di approfittartene! Nel senso che io provo ad approfittarmi di stare a fianco a te, di toccarti, ma come ti tocco, ti sfioro, tu ti svegli e mi dici sei un maniaco! E perché non lo sei, forse? No che non lo sono, Giulia, io sono innamorato di te. Lo vuoi capire? Dottoressa, mi prego, l'aiuti. Ma certo che l'aiuto. Anche lei, Giulia, Ma sì, vedo che ci sono idee molto confuse in merito, sto prendendo appunti. Io posso certo aiutare lei, Giulia, per la parasonnia e anche per il sonniloquio. Cioè? Il sonnambulismo è parlare durante il sogno. Ah, ma è grave? Ah no, che non è grave, adesso le spiego, mi faccio terminare la frase che le dico. Non è grave. Prima di tutto non esistono cure specifiche, poiché non è una malattia, ma è semplicemente un disturbo del sonno. La timidezza ne fa parte, come insieme di emozioni che caratterizzano la sua personalità, Giulia. Non deve essere vissuto come un problema, la danza rappresenta appunto la libertà, la sessualità, la felicità, la soddisfazione di una delle più alte espressioni corporee, serve a comunicare che lei ha bisogno di vivere realmente la vita, si lasci andare alla leggerezza, all'armonia, all'eros, ha maggior ragione, se lei sogna di ballare la love dance, non è mica un delitto, deve ascoltare questo messaggio che il suo inconscio le manda attraverso il suo corpo, si liberi di tutti quegli strati di vestiti che tiene addosso e si lasci andare ad abbracciare, a farsi scaldare dal suo fidanzato, oddio, che mi pare non solo innamoratissimo ma anche allo stesso del buono, non so se mi spiego, si goda la vita, mi stanno arrivando delle cose qua e vedrà che tutto andrà meglio, smetterà anche di sentire il freddo. Ragazzi, diciamo che avete già cominciato un po' a mettere in pratica ciò che ho detto. Ma grazie, dottoressa, non so quello che ha detto, quello che ha fatto, ma la mia ragazza. Andate a casa, approfittatevi subito di corsa.
Cornelio, vuoi ringraziarlo? No, io vi aspetto la prossima settimana per vedere l'appuntamento. Un bacio a Teresa Casa. Arrivederci, arrivederci. Ma che carini questi due ragazzi, che carini. E adesso i numeri da giocare: ballare in generale 14, lap dance 40, sogno erotico 58. E vai che adesso parto con tutti i miei meravigliosissimi bigliettini e i miei numeri e vado a giocarmeli. Ciao dello studio, ci rivediamo la prossima settimana. Ciao ciao. Ma porta aperta, la porta aperta. Largo, fate largo, ci sono io che sono già irritato come al solito del resto. Veramente sono arrivato prima io, eh. Oh, le persone che vogliono sempre avere ragione mi stanno proprio sul culo. Oh. Buongiorno, chi è l'ultimo? Io no. Buongiorno, chi è il primo? Io. Ma siete qui tutti per la dottoressa Visconti? Di questo passo facciamo notte. Ma non avete letto il cartello fuori? Lo studio è chiuso per motivi personali. Come è chiuso? C'è scritto fuori, me lo sapete leggere? Ma è impossibile, io sono stata convocata alle ore 10. Anche noi? Anch'io per questo. Però qui non c'è nessuno. E quindi? Infatti è vuoto. Ma dove diavolo è finita la dottoressa Anna Clara Sigmunda Visconti? Immagino ben io dove possa essere finita. Quella lì non me la conta mica giusta. Ma non ha pagato le tasse, se ne è scappata all'estero. Ma lo vergogniamo. Oh, le persone che non pagano le tasse scappano. L'estero mi sarà proprio sul culo! Siete dei maldicenti! Oh. Il capo non farebbe mai e poi mai e poi mai una cosa di genere. Vabbè, qua finisce male. Quindi vedo che nessuno sa niente. No. Ma siamo messi bene. No. Che facciamo adesso? Aspettiamo notizie. Aspettiamo notizie. Mi scusi a me, no? Chi è? Quindi chi è? Gentili pazienti, buongiorno, sono io, la vostra psicoterapeuta dei sogni, dottoressa Anna Clara Visconti, che voi chiamate Sigmunda. E sono desolata, devo comunicarvi la chiusura dello studio a tempo indeterminato, ecco perché vi ho fatto arrivare qua, e naturalmente voi non potevate saperlo. Io vi ringrazio per avermi scelto come vostra psicoterapeuta. Senza i vostri sogni strampalati, io non avrei mai realizzato il mio. Come? Ve lo dico subito, ho giocato i numeri dei vostri sogni e ho vinto all'otto la cifra tale che mi permette di viaggiare per il mondo per moltissimi anni. Dunque, un caro saluto a tutti dalla vostra Anna Clara Visconti e mi raccomando, fate sempre bei sogni. Ciao! Dottoressa Visconti! Sa cosa ne diciamo? Metti che contagi poi quello di PCF. Notizia bruttissima. Potremmo stare a casa. Ben Pasqua e Pasquetta. Già immaginavo la carne stessa sulla griglia. Cristiano Tassinari! Venga Fulco, vado per Cecilia, madonna, Alessandro, Francesco, il vecchiatore, io ci sono, ce l'ho fatta. Bravo, bravo. Tutto, Mirko Negri, la nostra idola. Vinto grazie a me e ai loro sogni. Spero che vi siate divertiti tanto, tantissimo, che abbiate riso di questi nostri sogni strampalati, o meglio, dei loro sogni strampalati. Le mie erano solo interpretazioni. Adesso balliamo, ciao! Musica! Ci vediamo! Un sacco, e a voi? Anche a noi! Andiamo! Forse il pubblico
secondo opero, non volete vedere. Ciao a tutti, buonanotte! E adesso vi presento gli attori di questa bellissima, stupenda commedia onirica. Alessandro Iulianelli e Giulia Ago. Francesco Lemmi. Mirko Negri, il nostro tecnico. Federica Fulco. Gualtiero Paffurello. E Cristiano Tassinari. Mica li ho scritti solo per me, li ho scritti anche per voi. Giocateli e fateci sapere com'è andata. Secondo me qualcosa lo vincete di sicuro. Adesso lascio la parola a Cristiano per dirvi due cose. Sì, volevo approfittare dell'occasione per dire che noi saremo a teatro, crociando le dita, domenica 23 maggio alle 16 al Teatro Sant'Anna via Brione a Torino, e speriamo oltre a noi che ci sia anche un po' di pubblico, perché sarebbe dopo 16 mesi un fantastico ritorno a teatro. Io ne approfitto anche per dedicare questo spettacolo a mia sorella Susanna, che non c'è più, è venuta a vederci qualche volta a teatro e sicuramente dopo aver visto questo spettacolo avrebbe detto: cambiate ben mestiere. Grazie, grazie a tutti.